Agrigento, Acra Gasperi Greci, Agrigentum per i Romani, è un'antica città fondata su ricordi e miti. Le sue strade storiche raccontano memorie passate e i suoi abitanti le custodiscono come tesori preziosi. Ad osservare con sguardo protettivo la città troviamo la Valle dei Templi, padrona della cultura, che si affaccia sulle strade indaffarate facendo intravedere il volto unico del Tempio della Concordia. Ogni cosa all'interno della valle racconta una storia ben precisa e ogni dettaglio è frutto della mente brillante dei nostri antenati. Vi siete mai chiesti chi è la figura stesa davanti il Tempio della Concordia? Io sono Sofia e oggi vi racconterò la storia di Icaro e del Minotauro. Esistono diverse versioni di questo mito. Diodoro, ad esempio, narra del fatto che Minosse, re di Creta, dovesse sacrificare il toro più bello al dio Poseidone. Vedendo passare un toro bellissimo, Minosse decise di risparmiarlo e di sacrificarne un altro al dio, che, offeso da un simile oltraggio, Punì il re, facendo innamorare sua moglie Pasife proprio di quel toro perfetto. Dall'unione tra il toro e Pasife nacque il Minotauro. Metà uomo e metà toro, rappresentava un pericolo enorme per l'isola. Così Minosse incaricò il famoso architetto Dedalo di costruire una prigione per il Minotauro. L'architetto costruì un gigantesco labirinto di cui solo lui conosceva l'uscita. In quello stesso periodo Androgeo, figlio di Minosse, fu ucciso e il re ritenne colpevoli gli Ateniesi. Per questo motivo, ogni 7 anni venivano sacrificati 7 giovani e 7 fanciulle al Minotauro. Tra questi si offrì Teseo, giovane guerriero ateniese che convinse l'architetto Dedalo a rivelargli i segreti del labirinto. Egli fece innamorare di sé la figlia di Minosse, Arianna, che lo aiutò nel suo piano. Teseo si addentrò nel labirinto, reggendo l'estremità di un gomitolo. Dall'altra parte, Arianna reggeva l'altra estremità del filo, per far ritrovare la strada all'eroe, che dopo aver ucciso il Minotauro, trovò facilmente l'uscita e si salvò. Minosse, venuto alla scoperta del fatto che Dedalo avesse aiutato Teseo nella sua impresa, decise di punirlo e di rinchiuderlo in una cella del labirinto con suo figlio Icaro. Uscire vivi da una cella con attorno un labirinto era impossibile. Con ingegno e astuzia costruirono delle ali di cera. Prima di provare a volare, però, il padre raccomanda al figlio di non volare troppo in alto, altrimenti il sole avrebbe sciolto le sue ali. Gli raccomanda anche di non volare troppo in basso, vicino al mare. Se le ali si fossero bagnate, sarebbero diventate pesanti e non avrebbero più volato. Icaro, però, ascoltò il padre a stento, era troppo eccitato dall'idea di volare. Dopo aver preso pratica con le ali, egli cominciò a salire sempre più in alto, sempre più vicino al sole. Le sue ali però si sciolsero e Icaro cadde. Cadde proprio qui, in Sicilia, nell'attuale Valle dei Templi. La storia di Icaro ci fa riflettere su come spesso siamo troppo distratti nell'ascoltare gli altri e tentiamo di volare troppo in alto, rischiando di bruciarci, oppure di volare troppo in basso, rischiando di cadere. Le ali della statua di Icaro sono appositamente danneggiate, questo ad indicare il forte urto e il dolore che provò Icaro. Questo però non ve lo facciamo vedere, proprio perché vogliamo che lo vediate di persona, alla Valle dei Templi di Agrigento.